Buonasera studenti, ci troviamo qui per la quinta settimana del protocollo WOW, Workout of the Week, pensato in modo che anche voi possiate fare educazione fisica durante questo periodo di quarantena. Come sempre, prima di ogni cosa, riscaldamento. Di oggi è il ladder, cioè la scala, lo chiamiamo anche piramidale a volte in italiano. È sicuramente uno degli allenamenti più conosciuti e citati quando si parla di trazione alla sbarra. In particolare, lo scopo è conseguire un numero sempre crescente di ripetizioni di un esercizio, è nato con le trazioni. La versione originale, infatti, prevedeva una sfida con un compagno di allenamento. Io faccio una trazione, il mio compagno di allenamento ne fa una, allora io ne faccio due, il mio compagno di allenamento ne fa due. Il tempo di recupero è dato semplicemente da quanto ci mette il mio compagno a fare le trazioni previste. È un giochino interessante se volete farvi una sfida durante un allenamento. Non tutti si allenano sfidando il compagno di allenamento, soprattutto in questo periodo in cui siamo da soli. Quindi la versione base, per tenerla il più possibile fedele all'originale, potremmo proporla in questo modo. Una trazione, 5 secondi di recupero. Due trazioni, 10 secondi di recupero. Tre trazioni, 15 secondi di recupero. Quattro trazioni, 20 secondi di recupero. E così via fino al vostro massimo di trazioni. Ovviamente può essere impostato su qualsiasi esercizio, non devono essere per forza le trazioni. Facciamo qualche esempio. A numerose varianti. Una, per esempio, potrebbe essere il giro della morte, che prevede di fare 4, 5, anche 6 giri con le seguenti serie. Una ripetizione, 10 secondi di recupero, due ripetizioni, 10 secondi di recupero, tre ripetizioni, 10 secondi di recupero e così via fino a 5 ripetizioni. Dopodiché si scende, 4 ripetizioni, 10 di recupero, tre ripetizioni, 10 di recupero e così via fino ad arrivare a una sola ripetizione. Suggerimento che vi posso dare per rendere il lavoro del ladder meno pesante può essere quello di farlo alternando due esercizi. Esercizio numero 1, una ripetizione, esercizio numero 2, una ripetizione e così via. Due ripetizioni di ciascuno, tre ripetizioni di ciascuno, fino a un numero che scegliamo in anticipo e poi così a scendere. Oppure, se per voi è ancora difficile fare una salita e una discesa, ricominciare ogni volta da uno. Per esempio, facciamo una ripetizione, pausa, due ripetizioni, pausa, tre ripetizioni, pausa, quattro ripetizioni, pausa e così via, fino a che non arriviamo al massimo numero di ripetizioni che riusciamo a fare. Dopodiché, anziché fare una sessione in discesa, ripartiamo da uno, quindi di nuovo, una ripetizione, pausa, due ripetizioni. Pausa, tre ripetizioni, pausa e così via. Provate il ladder in una delle sue versioni, quella che preferite, con gli esercizi che vi riescono meno bene possibilmente. E come sempre, sono ben accetti i video dei vostri allenamenti. Mi raccomando, concludete sempre con un po' di stretching. Studiate e riposatevi la notte. Ciao ragazzi!